possibili, ha dimenticato un'altra cosa, Fortunati. Cioè, oggi non, magari non siete sembrati delle cime di intelligenza, ma neanche stupidi. Quello che è mancato è stata un po' la fortuna. Sì, sono d'accordo, cioè, anche se in calcio, se si può dire di fortuna, cioè, è tutto relativo, però comunque ho visto la statistica di tutti quei tiri, tutte quelle opportunità, e loro ho visto hanno avuto tre tiri nella porta e tre gol. Dispiace perché c'è una partita che non era da perdere, chiaramente, però poi faccio anche complimenti a Parma che si è difesa bene e ha sfruttato il suo giocatore migliore che praticamente ha vinto da solo la partita. Cioè due tre partenze fa due gol. Però va bene, no, ci dispiace, però prendiamo questa sconfitta come una lezione per migliorare e per lavorare ancora di più. Girare la pagina prima possibile, c'è la sosta e prepararsi meglio per Inter. Rai. Ciao Igor. Da De Paul ci si aspetta forse di più, è stato forse anche sfortunato, ha tentato più volte il tiro, però non è risultato decisivo come invece dall'altra parte è stato Gervinho. No, ma Rodrigo ha fatto secondo me una grandissima gara, non solo di qualità tecniche, ma però anche di voglia. L'ho visto veramente bene, motivato. Dispiace, cioè lui ha avuto praticamente due o tre palle gol che di solito fa gol, però ci può stare, no? Ha tirato la squadra fino all'ultimo, poi. Come detto, non siamo riusciti a fare gol. Cioè, oggi quello che si è creato, si fanno di solito 2-3 gol e quello che altra squadra ti crea, di solito non prendi 3 gol. Cioè, c'è questo disbalance di quello e poi il calcio è questo. È per questo che è bello calcio, niente togliere alla vittoria di Parma. Però non mi piace che oggi calcio, cioè, non è stato corretto, se si può dire, no? Non si meritava di perdere, però va bene. Altre domande? Messaggero Veneto. Mister, Mandragora è uscito per scelta o per qualche problemino? Perché mi sembrava comunque che avesse lui e Iaio lo davano equilibrio, il solito, sì, equilibrio alla squadra. Sì, Rolando aveva questo problema di gomito tutta la settimana, che un po' di ultima partita lo stavo pensando di farlo giocare, ho fatto giocare, poi con Fofana volevamo avere un giocatore magari che spinge un po' di più avanti, anche visto che volevamo fare gol. Cioè, poi abbiamo messo anche Pussetto e Teodorci, mancava 20 minuti, ho detto facciamo un gol, entra un gol, secondo me entrava anche terzo, cioè il calcio è così, però non siamo riusciti a sbloccare, ecco. Cioè quel tiro che la salva da linea, poi quel tiro di testa di una decina di cross, niente. Allora hanno difeso bene, tutti dentro l'area, e poi, come ho detto prima, sono ripartiti due volte e hanno fatto due gol, cioè praticamente. E psicologicamente anche l'errore di Musso credo che pesi, perché finisce il primo tempo 1-0, anche questo forse cambia, no? Poi si fanno gol, quando una squadra fa gol ci sono dei sbagli, sicuro. Per me Musso è uno dei 3-4 più forti portieri in Serie A, io lo considero veramente di alto livello, ha fatto una stagione strepitosa e lo farà anche questo anno, è una pedina importante per noi. Altre domande? Tutto mercato web? Arriva. Mister, come giudica invece la partita di Lasagna con Nestorovski? Perché comunque Lasagna oggi, da un anno a questa parte, ha fatto la miglior prestazione proprio. Ma bene, cioè, io non ho da rimproverare tanto a ragazzi. Poi se non si fa gol, se non si fanno il gol di quello là, cioè, è importante che, secondo me, che si creano opportunità. E noi su 1-0 era il momento di andare su 2. E là secondo me è stato il chiave di partita. Su quelle 2-3 volte, quelle 2-3 opportunità, se si andava su 2-0 era
era quasi fatta. Poi loro da niente arrivano là una volta in aria e gol da un tiro che non è stato un tiro, no? C'è stato un po' così. Va bene, dai, io ho grande fiducia nel futuro, gente in gamba, gente che vuole lavorare, migliorare, c'è ora anche più concorrenza, c'è una 15-16 giocatori che tirano fuori questa stagione, niente, giriamo la pagina e prepariamoci per Inter che per me poi con la sosta di nazionale che si sempre fatica, no? Però come per Inter così anche per noi. Ultima domanda, Telefrioli. Mister, forse serviva Tudor giocatore per fermare Gervinho, che non riusciamo mai a fermarlo. Non ce la faceva. Senta, no, a parte le battute, primo tempo molto bello, secondo sembrerebbe un passo indietro, tutto lì. Ma no, non direi, non direi, no, perché non so, abbiamo creato tanto, questo che mi dà fiducia e mi sono. Poi come ho detto, si è persa la palla là 40 metri da porta con 5 giocatori dietro, boom, boom, un salto di Gervinho, ha fatto e gol. Cioè, quello è calcio, ci può stare perché poi ci sono le qualità di giocatori, no? Che fanno la differenza. Loro, lì è venuta così, lì è andata così a loro, magari prossima volta va a noi diverso. Bisogna accettare questa sconfitta così, in questo modo, per far crescere, per migliorare ancora, è l'unico modo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata.